Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Ponsacco vi vogliamo presentare. Inizia il 2014 il Ponsacco vincendo, ma soprattutto convincendo sotto il piano del gioco e dell'intensità. Mister Lazzini inizia la grande questo 2014 con un tennistico 6-0 contro il Monsummano allo stadio Trulli. Arbitra il signor Bonucci di Grosseto, assistenti Varrà e Matera di Siena. Parte subito il Ponsacco alla ricerca del vantaggio con Tamberi che offre una palla in profondità per Granito, fermato dall'assistente per fuorigioco. Rivediamo la posizione che con il fermo immagine sembra regolare. Il calcio d'angolo battuto da Tamberi, Brega, girata di testa, solo in area, la palla finisce alta sopra la traversa. È Granito che prova a incunearsi in area, fermato da due difensori, ancora Granito recupera la sfera, colpo di tacco per Tamberi, sul lato sinistro, il cross in mezzo per Brega, sulla linea è Del Papa a far sua la sfera. Ponsacco vicino al gol. Ancora Granito, duetta con Brega, palla sull'out destro per Tamberi che riceve la sfera, si accentra il sinistro fuori al lato. Ma è ancora Ponsacco e ancora Brega che offre un'altra palla bellissima di testa per Tamberi. Federico Tamberi a tu per tu con Del Papa e bravo l'estremo difensore pistoiese a respingere il tiro. Barzotti, lancio lungo, sbuca dietro la difesa Tamberi che salta Del Papa, il tiro però è debole ed è bravo Bizzarri sulla linea a evitare il vantaggio del Ponsacchino che arriva pochi minuti dopo ancora con Tamberi, il suo tiro di sinistro angolato, questa volta Del Papa non può nulla, Ponsacco in vantaggio al 39esimo del primo tempo con Federico Tamberi, terzo gol per lui, capitano Fiale quest'oggi in panchina lo chiama a sé per festeggiare il vantaggio Ponsacchino. Un minuto più tardi, Brega, il tiro, miracolo di Del Papa, sulla respinta si avventa Bortoletti, il tiro ancora Del Papa, prova a evitare il gol ma si avventa come un falco Jonathan Granito, 15esimo gol stagionale per il neo capitano rosso-blu, vista l'assenza di Lorenzo Fiale riservato da mister Lazzini in vista della gara col Pietrasanta di sabato prossimo. Jonathan Granito cerca i suoi cari in tribuna, li saluta e le dedica la rete numero 15 in stagione. Finisce il primo tempo sul risultato di 2-0 con un Ponsacco che poteva sicuramente aver già dilagato nella prima frazione. Inizio la ripresa con nessun cambio da parte di mister Lazzini. Qua è Bortoletti che non aggancia la sfera. Vediamo il portiere che riceve la palla, poi il nostro cameraman è un attimo distratto, non vediamo cosa succede. Succede che vi spiego, il portiere avendo la palla in mano invece di battere la palla in terra le è carambolata sul piede, quindi doppio tocco, l'assistente attento a cosa è successo decreta la punizione a due in area, punizione a due in area che batterà Balleri a sorpresa in mezzo per Doveri che è bravissimo a girare a rete. Secondo gol per Gianluca Doveri in stagione, felicissimo, chiama a sé tutti i compagni. Al settimo minuto del secondo tempo il Ponsacco è in vantaggio per 3-0. Esce Federico Tamberi, ottima la prova anche oggi per lui, dentro Tommaso Pieroni. È ancora Lisci che offre a Brega la palla in profondità, tu per tu con Del Papa che entra a gambe unite sul bomber Ponsacchino colpendolo a una caviglia, cartellino rosso per l'estremo difensore del Monsummano. Rimane a terra Christian Brega, come vedete dolorante, ha ricevuto un brutto colpo alla caviglia, fortunatamente nulla di grave. Si occupa della battuta Jonathan Granito e fa il 16esimo gol stagionale battendo il proprio record personale che era della stagione 2010-2011 a Lucca, sempre con mister Lazzini, quando realizzò 15 reti in totale. Qua esce Brega
infortunato, dentro Federico Balestri. Barzotti in area di rigore, scivolata che prende palla e anche l'avversario, calcio di rigore per il Monsummano che se ne occupa Giovannelli, ma il tiro è altissimo sopra la traversa, quindi si rimane sul risultato di 4-0. Qua è ancora Granito che serve Pieroni, il tiro di sinistro però è altissimo sopra la traversa. È ancora Ponzacco, bella la palla di Doveri in profondità per Balestri, il tiro del numero 18 Ponzacchino è deviato all'ultimo da Bertocci. Esce anche Balleri, ammonito nella prima frazione di gara. Barzotti recupera palla in difesa, si appoggia per Balestri che duetta con Granito, la palla bellissima di Granito per Barzotti al volo, è bravo il portiere Rossellini a rimanere in piedi e a far sua la sfera. E ancora Balestri che offre la palla a Lisci, il giovane terzino Ponzacchino rientra e con un sinistro angolatissimo realizza il 5-0 per il Ponzacco e la gioia personale per il primo gol in campionato in eccellenza con la maglia ponzacchina. Bortoletti, bella la palla in profondità per Granito che invece di segnare la tripletta appoggia generosamente al compagno Balestri la palla per il 6-0 definitivo. Gli ultimi 10 minuti si giocheranno per far passare il tempo. A Monsummano il Ponzacco dilaga con un risultato tennistico, ma soprattutto offre una prova di grande gioco e grande intensità su un campo pesante